Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi sono qui in compagnia di Cecilia Lucchesi, siamo alle porte di Firenze e vi stiamo per presentare una pianta bellissima, soprattutto a Cecilia piace molto, che si chiama? Scabbiosa cretica. Eccola qua, guardate che meraviglia anche questa composizione, dove l'ha inserita Cecilia? Allora, scabbiosa, vi sto parlando di questo fiore e di questa sfioritura, è sempre lei, pensate. Sullo sfondo vedete un'altra meraviglia che è Rotibida calumnifera, una pianta americana, ma vi voglio parlare della scabbiosa cretica. Allora, vediamola in fiore, è così, giusto? Sì. Che è questa qua, di questo bel lilla tenue, giusto? Sì. E dopo di che cosa succede? Diciamo, innanzitutto questa è una pianta spontanea, endemica delle zone nord europee, Caucaso, eccetera. Una pianta però che si è naturalizzata molto bene da noi e fa parte di quel gruppo di piante esotiche naturalizzate. Dunque, una pianta si riproduce molto facilmente da seme o anche da talea, ma visto la sua grande capacità di disseminarsi non starei neanche a sforzarmi troppo sulla riproduzione agamica. È meravigliosa sia in fioritura, queste vedete gli ultimi suoi fiori, che in sfioritura, questi sono i fiori sfioriti. Pensavo essere un'altra pianta, perché pensavo che avevi fatto una composizione, invece infatti quando l'hai vista mi hai detto che composizione meravigliosa, no, la natura ci regala questa meraviglia e quindi è stupenda anche come fiore secco. Ma la cosa che mi colpisce tantissimo di questa pianta, oltre alla sua rusticità, semplicità e anche generosità di fioritura, è il modo in cui porta i semi. Quindi vi farei vedere, ecco, vedete, questa è l'infiorescenza sfiorita. Noi possiamo da questa produrre, non so, bisognerebbe contarle, una trentina di specie di scabbiosa cretica. Sono tutti semi che hanno questa particolare conformazione, vedete, con questa aletta, diciamo, che l'aiuta a volare, andarsi a riprodurre altrove. Quindi se le lanciamo, loro, se ci fosse una giornata un po' ventosa, si distribuiscono nel territorio. Sì, è affascinante. Vedete che è molto bello il fiore anche una volta sportato il seme. Ecco, incredibile questo. Quindi, cioè, non riesce a essere brutta questa pianta, mai. Inoltre è una semi persistente, se il clima non è troppo rigido mantiene la parte verde, quindi dopo a un certo punto noi taglieremo, quando è completamente inestetico e ha perso i fiori e anche questa parte, diciamo, ha perso di interesse, la poteremo alle prime foglioline e lei si mantiene come una pallina. Quando viene fatta questa potatura? Questo viene fatto più o meno a fine inverno si taglia, come un po' tutte le erbacee. Questa è un'erbacea semipresistente. Ok, possiamo consigliarle sia agli amici del nord che del sud indistintamente? Assolutamente, una pianta anche parecchio rustica, vi ho detto l'origine è il Caucaso, quindi anche in mezza montagna va benissimo. Posizione solatia, un terreno ben drenato, anche non necessariamente molto ricco, comunque se la vogliamo un po' accelerare il suo sviluppo, l'alimenteremo con del compost o humus di lombrico. Benissimo, ringraziamo Cecilia Lucchesi per questa bella spiegazione. Io sono rimasto completamente affascinato e sicuramente andrò a comprare una pianta di queste perché la voglio nel mio giardino.